Bentrovati amici telespettatori a questa puntata di Culturando. Culturando è un format televisivo che è nato nel 2007 e da oggi è approdato in tutto il Nord Italia. Siamo infatti visibili in Emilia Romagna, nel Triveneto, in Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Culturando, come suggerisce il nome, è un format che parla di cultura a tutto tondo. Infatti oggi siamo a Castellaro Lagusello, in provincia di Mantova, uno dei borghi più belli d'Italia, per parlare della sua storia e anche di una particolare chicca che vedremo dopo. Il castello di Castellaro Lagusello risale intorno agli anni 1100-1200, è appunto da far risalire agli Scaligeri, e poi grazie alla sua posizione strategica fu coinvolto presto nelle controversie fra Verona e Mantova, finendo poi in possesso di volta in volta dei Visconti, dei Gonzaga e della Serenissima Repubblica di Venezia. Eretto su un'altura naturale ai piedi di un suggestivo lago a forma di cuore, il castello, che era difeso da 10 torri e da possenti mura merlate, era suddiviso in due zone. Quella verso il lago era affidata al castellano, quella invece verso nord era affidata a un capitano con il compito di difendere il ponte levatoio d'ingresso verso il castello ed il borgo fortificato. Dell'antico castello rimangono pressoché invariate 4 torri, la cinta muraria, parte del camminamento di ronda e 4 abitazioni medievali rustiche. Nel 1600 il castello perse la sua caratteristica di costruzione di difesa e venne ceduto dalla Serenissima Repubblica di Venezia ai Conti Arrighi, i quali, senza modificarne troppo l'aspetto, ne trasformarono una parte in una comoda ed elegante residenza. Amici di Culturando, Castellaro Lagusello non è solamente un meraviglioso borgo medievale, ma è anche ricco di tradizioni gastronomiche. E quindi andiamo a conoscere assieme Enrico Baroni ed il suo Fugassì. Enrico Baroni, un piacere ritrovarti quest'oggi a casa tua, presso la Casa del Fugassì qua a Castellaro Lagusello. Lo ricordiamo, sei il titolare del Dorse Bar, però sopra c'è questo meraviglioso spazio dedicato al tuo piatto tradizionale, il Fugassì. Vogliamo spiegare ai nostri amici a casa di che cosa si tratta? Sì, siamo nella Casa del Fugassì. Vi spiego un attimo, per chi non lo conosce, il Fugassì di Monzambano. È una ricetta, a me piace definire un antico pane senza lievito, un antico pane contadino. Di conseguenza lo portiamo in giro per l'Italia a farlo assaggiare. Qui a Castellaro nasce la sua storia. Il Fugassì è appunto un pane per me. Allora, raccontavi appunto che lo portavi in giro, perché tu nasci come macellaio, però poi ti sei un attimino evoluto, hai voluto riportare questa tradizione del pane contadino in giro per l'Italia perché realizzi delle fiere, giusto? Sì, giustamente dici, sono nato, diciamo così, dal punto di vista del lavoro come macellaio. Ho amato tanto fare quel lavoro e lo amo ancora, però purtroppo il destino della vita ti porta a prendere le strade, quelle che ritieni le più giuste, nel senso, le macellerie tutti sanno che quelle private sono un po' finite così, e allora la passione per la cucina, la passione per la tipicità, la ricerca delle cose di un tempo mi ha portato ad affinare la mia attenzione su appunto le storie di una volta del posto. Qui siamo partiti col Fugassì ed è quello che oggi ci fa essere qui a raccontarla. Ecco, quindi questo Fugassì che ha fatto un po' il giro d'Italia, poi è rientrato a casa a Castellaro Lagusello, perché lo ricordiamo, insomma, Fugassì, questo pane che comunque tu preponi salato, però nasceva dolce, appunto. Cos'è il 3 febbraio, giusto, si festeggia San Biagio, patrono della gola, e appunto Fugassì nasce lì. Diciamo che è parzialmente vera che nasce dolce. Il discorso è che forse la mia comunità Monzambano
lo ricorda come un Fugassi dolce, perché proprio in questi giorni lavora per quello che loro ritengono che sia il Fugassi. In realtà io racconto una storia diversa, una storia che è precedente alla Fugassi dolce, nel senso che il Fugassi, per l'epoca in cui io ne parlo, era proprio il sostentamento, era il pane quotidiano. Lo rappresenta il fatto che nei periodi invernali, che normalmente era proprio il tempo in cui veniva prodotto, di conseguenza lo facevano sempre in soluzione unica. Perché dico questo? Le famiglie contadine che avevano la madia con un po' di cereali dentro e la macellazione del maiale che li forniva di strutto, mettevano insieme, per salvaguardare i due prodotti, sia la farina che lo strutto, e in soluzione unica lo stendevano, lo cuocevano, quando era cotto lo aspettavano si raffreddasse e lo mettevano nella madia inserito nella farina, perché poi finiva di asciugare e di conseguenza era un pane che durava la stagione. Quindi insomma un pane tradizionale anche abbastanza semplice, che però tu lo rendi molto particolare attraverso diverse farine e anche attraverso diverse e numerose novità. E quindi novità del 2016 per quanto riguarda questo prodotto? Qui sono, come al solito, quando creo delle cose che poi piacciono alla gente, mi rendono anche un po' felice e un po' orgoglioso delle scelte fatte. E di conseguenza sì, una novità la devo proprio annunciare, e ce l'abbiamo di fronte agli occhi, e si chiama la cioppa. Cioppa. Vogliamo spiegare agli amici il significato di questo termine? Perché è un termine un po' dialettale, anzi levo anche un po', è un termine dialettale doc. Sì, diciamo che io li cerco i termini dialettali, perché cerco di dare al prodotto che facciamo il significato in cui avevano nell'epoca che lo facevano e che era necessario. Siccome oggi il Fugassi può essere, per chi lo sa e lo conosce, un po' tanto per essere consumato in una persona, la cosa mi piace dirla, perché cioppa per me e per chi nel Lombardo-Veneto adopera questo termine vuol dire pane, panino o ciupin o piccolo panino. Trattando io il Fugassi ho fatto 2 più 2. Se metto meno impasto creo una cosa più piccola. Sarà banale dire, da lì è nata l'idea della cioppa pan, con il salame, con la pancetta, con tutti gli ingredienti che uno può e vuole metterci dentro. E comunque mantiene l'originale gusto del Fugassi, quello dobbiamo dirlo. Sì, siamo obbligati a dirlo, perché la madre di tutta la battaglia è lo stesso impasto, cambia solamente la forma. E poi insomma c'è anche un'importante novità per quanto riguarda le persone che vogliono portarsi a casa questa delizia di Castellaro Lagusello, giusto? Hai realizzato così con molta creatività, che cosa? Dillo tu. Allora, anche qui, per avvicinarti sempre di più alla nostra clientela, che noi amiamo nella maniera più importante, perché dove arriviamo ci segue, e se non ci segue perché siamo distanti ci chiede come può ottenere qualcosa da noi. Bene, dopo parecchio tempo che questa richiesta ci è stata fatta, siamo riusciti a realizzare un cofanetto, una dispensa, diciamo così, dove abbiamo la possibilità di spedire un numero di scatole definito in qualsiasi parte d'Italia e anche all'estero se è necessario. Perché poi insomma i Fugassi all'interno di questo cofanetto, anzi un cofanone perché ce ne stanno tantissimi, spariranno perché verranno mangiati, però comunque rimane il segno insomma di questo grande piatto nelle nostre case. Sì, perché al di là della qualità, per i nostri clienti che ci conoscono, vogliamo che rimanga a loro un ricordo del nostro passaggio. Cioè il cofanetto sarà poi gestito da loro, può diventare una libreria, un posto per i cuscini, oppure quello che vogliono fare. Però il regalo lo facciamo volentieri. Poi insomma tu, Rico, sei un cultore della cucina, lo potete anche ammirare, amici telespettatori. Grazie. Perché oltre al Fugassi, Rico, tu ti sei anche specializzato nei primi piatti. Insomma la nostra cultura ne prevede tantissimi, e c'è quindi un'altra particolarità appunto legata a questo discorso. C'è uno studio cucina vintage?
Sì, stiamo preparando, siamo quasi pronti, diciamo così, non dico ancora, però parlo del Basso Garda Lombardo-Veneto, uno spazio dedicato, diciamo così, al recupero in questo momento che tutti vogliono recuperare ricette, storia, e penso che facciamo bene, perché lasciarsi passare questa storia vuol dire perdere qualcosa di importante. Sì, ci sarà chiamato questo studio Cucina Vintage, perché cercheremo di arrivare nella storia per quanto riguarda le ricette, adoperando come libri culturali le nostre nonne. Cioè, io lancio un messaggio a tutte le nonne più brave, ma non brave perché lo dico, se lo dicono loro che sono brave, e devono dire: qui c'è un signore che cerca la mia ricetta, fate in modo che gli arrivi, per cortesia, che poi ne discutiamo. E poi magari assaggiamo anche, oltre a discutere, soprattutto. Penso proprio che la scusa sia nata proprio da quello, per viste le mie proporzioni fisiche, un buon assaggio di una buona ricetta della nostra bella Italia, possiamo dire così. Di conseguenza, lo studio Cucina Vintage ha questa intenzione, questa volontà, portare le ricette più nascoste, ma non da un foglio di carta, ma dalla memoria delle nostre donne di casa, le nostre nonne. Poi insomma, in questo tavolo imbandito di tante prelibatezze, oltre a questo cioppa, giusto? Correggimi se giù. Sì, cioppa. C'è anche la torta margherita, la regina di Castellaro Lagusello e di Monzambano. E ricordo qualche anno fa Loriana, la tua meravigliosa compagna, ne creò una altissima. Giusto, insomma, anche questa è una vostra caratteristica. Sì, io qui mi sento un po' fuori luogo a parlare di questa cosa, perché proprio è qui la mamma di tutte le battaglie, è proprio Loriana, diciamo così. Per me è la più brava di tutti a fare la torta. E sì, c'è, non solo per dire che la facciamo, ma per annunciare anche che qui a breve ci sarà appunto la festa a Castellaro della Santa Margherita, insomma. Di conseguenza, nel mio dire, voglio comunicare a tutti quelli che ci vogliono venire a trovare alla casa del Fugassì per mangiare il Fugassì, che ci sarà anche l'offerta della torta margherita. Dunque, Rico, l'abbiamo annunciata la tua dolce metà Loriana. Allora, Loriana, benvenuta a questa puntata molto così rustica, la chiamerei, come rustica anche la torta margherita. Allora, hai realizzato questa torta gigantissima, come ho detto. Quante uova c'erano all'interno? La scorsa edizione abbiamo realizzato la torta margherita da Guinness, praticamente da Guinness dei primati, perché ben 16 uova. Quindi era diventata adesso il doppio di quelle che si vedono normalmente, diciamo. Però molto leggera, molto soffice, bella gialla, perché si usano solamente le uova fresche, e quest'anno mi piacerebbe realizzarla con le uova di una gallina. Ogni torta che abbia le uova della sua gallina. No, perché questo fine mese, fine febbraio, qui a Castellaro Lagusello ci sarà questa manifestazione dedicata alla torta margherita. In realtà si tratta di un'antica fiera del bestiame, e dove appunto si confezionavano queste torte in casa, le casalinghe facevano le torte con le uova. Quindi ci piacerebbe qui a Castellaro ritornare un po' al discorso animali, bestiame, quindi portare qualcosa dell'antica fiera, riprendere questa tradizione. Adesso noi, poi che siamo così portati verso la realizzazione, la ricerca del passato, delle cose culinarie, piuttosto che, insomma, siamo inseriti perfettamente in questo discorso. Qual è il segreto per una torta margherita strepitosa? Allora, gli ingredienti sono molto semplici, sono semplicissimi, quindi le uova fresche, questo è il fattore più importante, diciamo. Però questa torta ha un piccolo segreto che sta nella cottura, nel modo in cui si cuoce proprio, perché deve essere cotto a una determinata temperatura,
un tempo, deve cuocere perfettamente, perché all'interno deve proprio risultare bella soffice e morbida. Vi dico solo, questo è un segreto, quindi bisogna essere appassionati e dedicarsi alla cucina e a questo modo di fare. E a proposito di questo reinventare, Enrico ha realizzato anche una ricetta molto singolare di un piatto tipico di queste zone. Si chiama, allora io lo dico come è dalle mie parti, perdonami, il capunsel. Qua invece si chiama caponsel, che mi ha tirato le orecchie una volta, Enrico. Allora, lo fai con appunto la farina di questo pane contadino, un piatto molto semplice. Chi mi spiega la ricetta velocemente? Lo facciamo spiegare alla Lorianna? Lo spieghiamo, come Enrico? Vuoi, Enrico, vai. Io lo preparo, lei lo cucina e poi lo mangio io. La cosa che mi vorrei determinare è semplicemente questa. Allora, noi, al di là che lo chiamiamo caponsel, perché qui a Monzambano, essendo più lombardo-veneti, abbiamo questo arrotondamento della parola, ma caponsel non si distoglie da quello che viene conosciuto nel mantovano. Al di là del fatto che noi, come ingrediente principe, adoperiamo il grattugiato di fugassi. Di conseguenza, il nostro capunsel viene preparato con appunto pane grattugiato da fugassi e il formaggio, come dicevo l'altra volta, il brodo che scotta, il profumo d'aglio, il soffetto di noce moscata e poi l'impasto, quando è pronto, lo lavoriamo tra le mani a forma di sciancol. Cos'è lo sciancol? Perché, come ho detto all'inizio di questa puntata, il bacino d'utenza si è allargato e magari non tutti sanno che cos'è lo sciancol. Allora, siccome parliamo sempre di storia della cucina, io una certa età ce l'ho, i giochi da bambino di una volta erano creati con delle cose molto semplici e una era determinata da un bastone appuntito che si dava un colpo con un altro bastone non appuntito sulla punta e si gettava via. Questo era lo sciancol. Di conseguenza, lo sciancol, per partire, era un pezzo di legno con le punte. Il capunsel ricorda quella forma, uno sciancol. E come lo sciancol va veloce, così il piatto di capunsel velocemente sparisce. Sparisce, difatti dico sempre, mettine uno per la pentola, perché sennò si lamenta. Allora, grazie mille Enrico per questo spazio, per questo viaggio nel tempo che ci hai voluto dedicare oggi, grazie mille. Come al solito sono io che ringrazio voi, perché sempre è un piacere lavorare con voi. È un piacere nostro. Per la storia, ma anche per il gusto. Quindi grazie ancora. Grazie. Lorianna, grazie mille. Noi ti aspettiamo con la tua gallina dalle 16 uova. Sì, beh, forse in due giorni riuscirà a farle. Comunque le sto allenando. Ecco, va bene. Fine mese, mi raccomando, la fiera di San 28 di febbraio vi aspetto a Castellaro, tutti quanti, ad assaggiare questa torta margherita buonissima. Unica. È unica, sì. E amici del Culturando, questo viaggio nel passato e nelle tradizioni è terminato. Io vi invito a seguirci nei nostri canali social, Facebook, la pagina Culturando TV, il nostro sito www.culturando.tv e anche la nostra pagina YouTube, sempre Culturando TV. Noi ci vediamo sempre la settimana prossima, puntuali a mezzogiorno, e buona domenica a tutti!